Ciao ragazzi, oggi avrò il piacere di presentarvi degli spezzoni in cui vi consiglio un altro meraviglioso libro. È il nuovo libro di Simona Lo Iacono, che aveva già scritto Le streghe di Lanzavacche, ma se posso dirlo, questo è ancora più bello, ambientato nella Sicilia del 48. La protagonista è Lucia, denominata pazza, che viene data per le attività pruriginose del signorotto del posto, ma che in realtà viene definita come pazza perché probabilmente la sua malattia viene utilizzata per risolvere i moti proprio rivoluzionari attraverso dei messaggi, dei pizzini. Insomma, sono tutti elementi splendidi che vi danno un minimo dell'idea che questo libro demanda. Quindi ve lo consiglio e vi lascerò con le brevi parole di Simona Lo Iacono. Libreria Dio ci sto dopo Le streghe di Lanzavacche, e noi, siccome l'abbiamo letto e ci è piaciuto veramente molto, siamo molto curiosi di sapere di cosa parla questo morso. Quindi insomma, buona presentazione a tutti, 50 euro vi passa la paura. Personaggi incredibili, un poco inventati, un poco reali, che fanno non da sfondo né da sottofondo alla storia, ma che appunto sono tutti uno per uno protagonisti della storia. C'è nel libro vivo, perché quando inizia la storia è già morto, ed è la nonna Manina, che secondo me è un po' come quando si dice che il battito d'ala di una farfalla può scatenare uno tsunami dall'altra parte del mondo. Nonna Manina fa una cosa fondamentale, questa è un'intuizione tua narrativa bellissima, perché nella realtà Lucia Salvo era seminalfabeta, qui nel libro di Simone invece Lucia Salvo sa scrivere e sa leggere, e questo lo deve alla nonna che gliel'ha insegnato. Quindi questo retaggio, diciamo. Questi uomini ricchissimi che venivano d'oltremare e che erano normanni, arabi, venivano raccolte e venivano rinchiuse là, erano degli harem veri e propri. E c'è la storia dei diavoluni della Zisa, cioè a Palermo nelle notti più scure si sentivano ululare, piangere delle persone, e venivano detti i diavoluni, cioè i diavoli della Zisa, perché queste voci così funeree, strane e anche in fondo inquietanti provenivano da questo castello. La leggenda non spiega perché è detta modi, tempi, circostanze, quindi si presenta Lucia Salvo. E io sono costretta, gioco forza, a interrompere tutto quello che stavo facendo a livello scritturale, non lavorativo, perché mi licenzierebbero altrimenti. No, quello mai. Però a livello scritturale sì, perché stavo rincorrendo un'altra cosa, stavo rincorrendo un'altra storia, invece si è presentata Lucia. Attraverso le cronache e leggende di Sicilia di Luigi Natoli si presenta questa ragazza, della quale Natoli non è che dica poi tantissimo, ma che mi colpì tanto per una cosa della quale forse abbiamo detto in entrata, cioè il fatto che questa Lucia Salvo effettivamente è realmente vissuta, chiamata Lucia Salvo la Siracusana, portata a Casaramacca, questa famiglia nobiliare antiborbonica, nel 1848, venne utilizzata dalla famiglia per introdurre dei messaggi segreti all'Osteri, cioè queste carceri palermitane all'interno delle quali erano rinchiusi i cospiratori.